Posso assicurarti che non intendo farti del male. Chi sei? Chi? Chi è soltanto la forma conseguente alla funzione. Ma ciò che sono è un uomo in maschera. Ah, questo lo vedo. Certo, non metto in dubbio le tue capacità di osservazione. Sto semplicemente sottolineando il paradosso costituito dal chiedere a un uomo mascherato chi egli sia. Giusto. Ma in questa notte estremamente fausta, permettimi dunque, in luogo del più consueto nomignolo, di accennare al carattere di questa dramatis persona. Voilà! Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vessillo di vanità, ma semplice vestigio della vox populi, ora vuota, ora vana. Tuttavia questa visita alla vessazione passata acquista vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio, garanti della violazione vessatrice e vorace della volontà. L'unico verdetto è vendicarsi, vendetta. E diventa un voto non mai vano, poiché il suo valore e la sua veridicità vendicheranno un giorno coloro che sono vigili e virtuosi. In verità questa vicissuas verbale vira verso il verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V. Per caso sei, non so, un pazzo? Sono certo che qualcuno lo dirà, ma con chi, se posso chiedere, sto parlando? Mi chiamo Ivy. Ivy? Ivy. Ma era ovvio. Che vuol dire? Vuol dire che io come Dio non gioco ai dadi e non credo nelle coincidenze. Ti hanno fatto del male? No, sto bene. Grazie a te. Oh, ho solamente fatto la mia parte. Ma dimmi, ti piace la musica, Ivy? Penso di sì. Vedi, io sono musicista, se così si può dire. Sto per dare uno spettacolo quanto mai speciale. Che genere di musicista? Gli strumenti a percussione sono la mia specialità. Ma stasera inviterò tutta l'orchestra per questo evento particolare. E sarei onorato se tu volessi accompagnarmi. Ah, no, non credo, è meglio che torni a casa. Ti prometto che sarà uno spettacolo mai visto prima. E che dopo tornerai a casa sana e salva. Va bene. È bellissimo questo. Non si potrebbe desiderare un palcoscenico più adatto. Ma non ci sono strumenti qui. Le tue capacità di osservazione ancora una volta si comportano bene. Ma aspetta, è a Madame Giustizia che dedico questo concerto in onore della vacanza che sembra aver preso da questi luoghi e per riconoscenza all'impostore che siede al suo posto. Dimmi, che giorno è oggi, Ivy? Il 4 novembre. Non più ormai. Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Prima l'ouverture. Sì. Sì, gli archi. Ascolta attentamente, la senti? Ora gli ottoni. La sento! Guarda fuori, mamma! C'è la musica! Ma come hai fatto? Aspetta! Arriva il crescendo!